vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata, e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre a umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso sapere, non mi è che devo curare le bene. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola è al cingulo la dè. Volete sapere un'altra cosa? Lui rubava il soldo, non la banda. La messa incinta come faccio mo, tu scopri che ormai l'ha rovinata. Veterinaria ad occhio chiuste, l'ambulatorio è pura chiuso. È sempre chiuso. A macellaio non lavori più, l'hanno cacciato pure dal comunale. Rubava la sera nella cassaforte, no, e una mattina l'ha messa in galera. Pura. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola calcio in culo la dè. Mi hanno detto che lui lavora in via Montegan, sì, dove lavoravano i miei due figli, dove facevano i salumi e i macellai, sì. E adesso ha preso il posto addirittura del capo reparto di questo salumiere. E mi sa che pure te... Al macellaio non lavori più, l'hanno cacciato pure dal comunale, rubava la sera nella cassaforte e una mattina l'ha messa in galera. Il mulo quando vede la mula le sussurra nell'orecchio e poi diventa sicuro e vedrai che lei ci sta, perché la mula è così e se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà. La mula se ne frega del mulo perché ne tiene una tatuna che è la fine d'un mulo. Il padrone della mula se l'ha presa col mulo e se lo vede una tavola calcio in culo la dè.